scusi, mi sa indicare Tiburtino? Ma di lei va sempre dritto, gira, si trova via Lagnina, quello è Tiburtino. Grazie. Cioè, Diario di Maestro non è un film improvvisato, ecco. Ci sono tanti registri dentro, di cui lo spettatore non si accorge, perché il quadro generale, lo schema della storia c'era, era prefissato. Tutti i rapporti fra gli insegnanti, fra di loro, gli insegnanti sono degli attori, interpretati da attori. Ecco. Poi c'erano dei temi che noi avevamo in parte previsti, per esempio quello del furto, che si prevedeva che ci fosse il furto di un cappotto in classe, poi invece è successo un altro furto. Dei temi che noi ci eravamo preparati e che erano delineati, sui quali il maestro stesso era impostato, cioè l'attore che faceva la parte del maestro, aveva le battute sue, spesso proprio scritte, che si imparava. Ecco. E poi su questo partiva l'improvvisazione, l'estemporaneità della scuola, una scuola a soggetto che parte dall'interesse dei ragazzi. Ralph ha detto che uno dei motivi per cui lui quando era ragazzino rubava era chiuso in questa frase: volevo essere qualcuno. Senti Ralph, c'è stato un ragazzo che ha fatto un tema dove c'è questo concetto. Io, senza dire di chi è questo tema, lo vorrei leggere. Ecco, vorrei leggerlo a te e a tutti quanti, no? Perché qualche volta da soli o in compagnia compiamo piccoli furti. Perché voglio fare il grandone. E perché mi credo che quelli che guidano la macchina sono grandi. Si parlava, si preparava e poi verso le 10 mangiavano il panino e poi dalle 10 e mezza all'una e mezzo, secondo i casi, giravamo e basta. Che era già abbastanza impegnativo. Non so se ci hai fatto caso, sono sempre contusi, feriti. Infatti. A un certo punto Piazzetta ha addirittura un braccio ingessato perché aveva una vita cruenta. Uccidiamo! No! Sì, questa sera! Ma guarda, io sì, i ragani, è la figlia dei ragani. La figlia della madre. Uccidiamola. Ammazziamo. Sì, uccidiamo! Questa la lasci là. Che, guarda, la metti qua sul cervello. Perché la volete uccidere, ragazzi? Che ne è? Poi perché noi andiamo a caccia di questi? Ma perché la ammazziamo? La lasciamo libera. Alzate la mano a chi la lascia libera. Io no. Allora... Ecco, però leggo qui nel tuo diario di lavorazione del film che alcuni episodi sono effettivamente successi mentre stavate girando. Lo spunto degli episodi, l'occasione, le lucertole, è veramente successo che quando siamo usciti la prima volta hanno catturato una lucertola e da quello è nata quella scena. Non è che loro andassero a ruota libera, dopo vedendolo poteva sembrare, ma non era così. E non andavano neanche con le battute già pronte. Spesso succedeva che nel mezzo dell'elaborazione, perché noi eravamo sul set, dentro il set, eravamo 4-5, e quindi si girava a 360 gradi e noi ci dovevamo tenere sempre dietro la macchina da presa, perché la macchina da presa poteva arrivare ovunque. Qualche volta Tovoli, l'operatore, ci sorprendeva, alzavamo le mani, oppure ci nascondevamo sotto i banchi. In un certo senso è anche una formula irripetibile. Rischiosa poi. È molto rischiosa, molto rischiosa. Se non funzionava proprio non avrei saputo cosa fare. Non è che si poteva ripiegare sulla sceneggiatura. Allora, siedi qua, Renzo. Facciamo qualche domanda. A pagina 19 del libro di lettura. Tu? Io. Leggi a pagina 19. Da San Piedi. Sì,
e cerca di capire quello che leggi. Terra, terra notturna, da un tratto brandì dalle coffe una voce, verso il mantello scarlato, solleva il vessillo e la croce, tu che mettesti la prova nel pallino. Nel pallido. Ma scusa, occaso. Tu capisci quello che leggi o no? Cosa stai leggendo? La poesia. E cosa dice questa poesia? Parla della terra. Quale terra? C'è qualcuno che sappia leggere un po' meglio di così? Tu vieni qui. Io? Tu. Terra notturna da un tratto brandì, alle coffe una voce. Vesti il mantello scarlatto, solleva il vessillo e la croce. Tu che mettesti la prora nel pallido occaso e l'aurora. Che cosa vuol dire occaso? Per esempio, quando entra il direttore, per fare l'interrogatorio, fare le domande di... la scuola tradizionale, il direttore, che era Altamura, che aveva le parole, le battute scritte, però le risposte dei ragazzi non si sapevano. Quindi, vedi, era proprio un andare a soggetto con differenti registri secondo l'occasione. Poi si girava alla stessa maniera, insomma, lo scontro finale fra il maestro, la fiduciaria e il direttore, ricordo l'ho riscritto 7 volte, a notte, perché non c'era mai tempo di fare queste cose. Quello se lo sono imparato a memoria, bravissimi attori come erano. Cecina è stato bravissimo in questo. Cioè a un certo punto andava a prendere, non so, lo sapeva lui dov'era un libro di testo che voleva leggere, ma noi non è che avevamo preparato le cose. Quindi lui magari scavalcava gli altri due, andava a prenderlo. E Luciano è stato veramente bravissimo, perché in quel momento doveva decidere lui dove andare. Qui c'è il gruppo della Torraccia. Dall'età di 7 anni portano i soldi a casa, contrattano con gli adulti. Io che cosa dovevo raccontare anche a loro? Che non si vive di solo pane, ma del firmamento, della magia del violino, delle biografie dei grandi uomini. E badi bene, che queste sono soltanto le cose leziose. Ogni tanto si fermava sulla fiduciaria che ascoltava e quel piano immobile era poi comodissimo per tagliare qualche battuta in più. Ma c'è di peggio, le falsità. Le inesattezze. Ecco, senta. Sorse allora il partito fascista, col proposito di rendere la patria ordinata e disciplinata all'interno, forte e rispettata nel mondo. E ancora, non è finita, ancora. In seguito l'Italia cercò di estendere il suo dominio dall'Eritrea all'Abissinia, ma il Negus, cioè il re di Abissinia, mandò le sue orde feroci di negri contro i nostri soldati. Lei prima mi rimproverava di fare politica in classe. E questa che cos'è? Io non posso far fare ai miei ragazzi una ricerca su un problema attuale, reale, documentato, come sta scritto su queste schede. E invece un autore qualsiasi può permettersi di scrivere qualsiasi assurdità, sciocchezza, inesattezza. E io per di più dovrei insegnarle ai miei ragazzi, ingannarli. Va bene, va bene. Ma non bisogna generalizzare. Lei ha fatto una scelta ad arte. E perché? Questo che cos'è? Non è scelta politica e ideologica scrivere queste cose. Abbiamo fatto un piano sequenza di un caricatore, cioè durava 11-12 minuti, e non l'abbiamo dovuto tagliare solo al centro un momentino perché il direttore si era impappinato, allora la fiduciaria si era dimenticata una battuta. Ecco, quando abbiamo finito eravamo così stanchi che non abbiamo neanche fatto un doppio. E per fortuna, perché così poi, siccome la RAI dava fastidio, però era un piano sequenza, non si poteva tagliare, quindi o tutto o niente. Abbiamo fatto anche un braccio di ferro di qualche mese che la volevano levare. Anche un montaggio che è durato 1 anno e mezzo fra la versione lunga e la versione corta. E alla fine del film, ecco, proprio il capovolgimento, l'aiuto regista Andrea Antoniani si è messo in moviola e ha tirato fuori la sceneggiatura. Proprio esattamente l'opposto di quello che avviene in un film. Pensa che avevamo da parte tutta una scatoletta, perché ormai ci eravamo imparati, dove avevamo tutti battute a vuoto, restavano degli scarti, dei resti, e noi mettevamo da parte pezzettini di magnetico 16,
lunghi, pochi centimetri, dove c'era un cilino che diceva, cioè, non so, perché questo vuol dire, stavamo dicendo, tutte espressioni di congiunzione che potessero servire a attaccare un discorso con un altro. E quando eravamo proprio in difficoltà andavamo a prendersi la scatoletta, trovavamo tre cioè, poi sceglievamo quello che si adattava meglio a quel suono, lavoro da certosini, fatto col 16 mm, veramente, d'altra parte non si sarebbe potuto girare col 35, perché la macchina da presa era troppo pesante, insomma. A me, io ho ricominciato a prendere il lavoro mio. Stavamo andando così, ero uscito. Giorgio! Ciao, come state? Come stai? Io bene. L'unico che Come va? parla Come è? Non ha fatto niente. A me ha fatto...